Ciao a tutti, Gucci, ben ritrovati dalla vostra Drink91 su Pokémon Ultra Sole, 18° episodio. E rispetto all'ultima volta, il team è cresciuto in potenza e in livelli. Davvero, ho speso davvero 4-5 ore ad allenarli tutti quanti. E devo dire che i risultati sono arrivati. Ho portato lì Pop al 33, Pizza Pie al 30, insomma, tutti dal 30 in su. Tanto per rendere l'idea, al 34 Leopop si evolverà e Ramona al 33 si evolverà anch'essa. E ho mandato in nuova scoperta appunto Pokémon, come dissi nello scorso episodio, alle miniere per trovare una Nero Pietra con un po' di fortuna. Mentre ho riattivato il condividi esperienza così da permettere di salire di livello sia a Ramona sia a Leopop e farli evolvere magari anche contemporaneamente, certo. I punti di cui hanno bisogno sono diversi, ma chissà, magari con un po' di fortuna ce la faremo. Dovrei andare sopra, però non so se magari provare a parlare con Lily sblocca qualche dialogo diverso, però facciamo una cosa, andiamo sopra al giardino di Mali, così attiviamo subito l'evento del professor Kukui. E qui c'è anche Ponte Pepita. Ho sentito dire che qui c'è un chiosco dove si può prendere il tè. Io do un'occhiata vicino al ponte, tu fai il giro largo, ok? Ah, sì, bisogna fare prima il giro largo, poi possiamo affrontare il Ponte Pepita. Che poi stavo pensando, magari Ponte Pepita, no? Diciamo, si chiama Ponte Pepita giusto per un tributo dei 20 anni che hanno fatto per Pokémon, ok? Dato che 20 anni fa sono usciti i primi giochi, quindi magari è solo un tributo. Oppure, dato che su Switch, prossimo anno si spera, o nel 2019, uscirà appunto un nuovo gioco per Pokémon, o meglio, nuovo. Uscirà un gioco della serie principale, da quello che ha detto Junichi Masuda. Però io sono sempre più convinto che sia un remake che serve come prototipo, tra virgolette, per testare il terreno con Switch, appunto. Perché devono comunque sia trovare la giusta visuale, la giusta grafica, insomma, tutto quanto c'è da provare, quindi magari fanno un remake prima di lanciarsi sull'ottava gen, che poi dovrebbe essere quella conclusiva a detta di Game Freak, ma non si sa mai come vanno le cose, quindi vedremo poi strada facendo. Ma di questo vorrei parlare in un altro video che pubblicherò probabilmente non so quando, probabilmente questa settimana, però devo vedere di preciso, devo ancora scriverlo tutto quanto, quindi non so di preciso quando andrà pubblicato, ma continuiamo il viaggio. Ok, qui c'è solo una zona di erba con dei Pokémon da catturare in teoria, ma al momento le catture le sto evitando, le ho fatte giusto solo per ampliare i Poké Resort, le isole che compongono i Poké Resort, e quindi insomma non è che ci sto davvero perdendo tanto tempo sulle catture. Tentativo di fuga fallito, è più veloce questo Psyduck, mamma mia. In genere, quando la fuga fallisce è perché il tuo Pokémon ha una velocità inferiore al Pokémon contro cui ti stai battendo. Questa non è un'allenatrice? Quale sarà mai il segreto del laghetto del giardino? Se non lo sai tu. Oh, posso pescare? Vediamo un po' a chi capita. Magari tiro su qualcosa di interessante. Inoltre, non sto più badando alle EV oramai, quello che ho dato. Ho anche allenato comunque sia Ramona, proprio perché sono fissato con Salazzle a questo punto. L'ho allenata al Poképerago, Poké Resort, Poképerago, e l'ho fatta allenare in due sessioni di esperienza, neanche in attacco speciale. Dovrei allenare in attacco speciale, ma posso allenare fino a 12 Pokémon perché l'ho ampliato un bel po'. Insomma, ho giocato davvero tanto per conto mio, e quindi potrei anche allenare 12 Pokémon insieme, ma il team oramai è questo, ho deciso che il team deve essere questo e basta, cioè non mi interessa altro. Catturato! Eh sì, è catturato, è catturato. Quando la Pokéball fa il fischio strano, perché quando lanci la Pokéball in genere non fa nessun suono strano, però se fa un fischio, allora è sicuro che Pokémon lo cattura al 100%. Oh, che bello. Succede quando ne catturi tanti in fila. E io da ieri a oggi ne ho catturati 30, 30, 40, 50, una cinquantina più o meno.
È famoso per le sue splendide pinne caudali, sembra che competa con i suoi simili per stabilire chi ha il corno più spesso e affilato. Ho detto non mi interessava catturarlo, però se non ce l'ho, ci provo. Allora hai fatto il giro largo, ma House sta ancora di là, ok. Ah, ci posso andare, pensavo non si potesse andare. L'acqua è molto pulita, chissà se ci sono dei Pokémon nascosti tra gli scogli sott'acqua. Il fatto che possa salire qui sopra è sconcertante. Bene, proviamo un po' ad andare di qua. Mi sembra molto più esplorabile questa zona di quanto non fosse l'altra volta, eh? Che bello. Ecco, 40° stemma. Quindi ora dovrebbe chiamarmi Manuelock, ok. Ciao, sono io, Manuelock. Vedo che hai preso un bel po' di resimi del dominante. Dobbiamo vederci. Ti aspetto sulla spiaggia di Kantai. Ah, ok. Sì, devo ancora andare a ritirare Gamshu, a dire il vero. O quello che era, Yanguse, Gamshu. L'atmosfera così esotica. Ok, gli architetti vengono da Johto. Beh, la torre un po' me l'aveva suggerito, la torre di latta, eh. O beh, di latta. Quello che era. Vabbè, ho tirato presto. Fammi affrontare questa. Vuoi mostrarmi il frutto delle esperienze che hai accumulato viaggiando? Bene, signorina. Le consiglio una protezione solare 20 più, perché comunque sia solo ad Aloria. Ad Alola picchia abbastanza, eh. Non è forte, ma un bel 20 più ci vuole. Per la sua pelle è così delicata. Abbiamo un Raichu standard, tra virgolette, che ho paura di affrontare, quindi vado subito con idrovortice abissale. E non voglio rischiare. Però è veloce. Boh, mamma mia. Mamma mia. Inoltre il Licarrocchio Z non posso ancora assegnarlo all'Icaroc perché non ho la mossa Pietra Taglio che impara a livello 48. Quindi c'è ancora un bel po' di strada da fare con l'Icaroc per arrivare a 48. Ma prima della Lega, assolutamente. Non c'è neanche da dirlo. One shottato. Ottimo. Ok, il Leopop sta un po' così, ma va bene comunque. Ok, proviamo un po' un attimo a ributtare la canna. Che lama, non la canna, lama. Non abboccano, ok. Potrebbero abboccare, ma se io volessi andare con il Poképassaggio, non posso qui. No, non si può, stranamente non si può. Beh, insomma, è un po' strano, eh. Ho ancora le pozioni che ho preso grazie appunto al preordine. Però vabbè. Qua dovrebbe esserci ecco un MT che contiene tua onda. Potrei anche vedere dove trovare Pietra Taglio. Se c'è ancora come MT a dire il vero. Perché mica lo so se è rimasta come MT. Boh. Ok, qui c'è qualcun altro da affrontare. No, però c'è una Pokéball. Ho fatto anche un po' di scambi prodigiosi. Ma mi è arrivata tutta quanta, tra virgolette, robaccia, perché comunque sia sono tutti quanti che stanno bridando e non mi arriva nulla di che. Mi sono arrivati alcuni Pokémon bridati con IV buonissime, che però non hanno tutto quanto al 31 e quindi li scartano. Anche con la natura buona, eh. Tipo mi è arrivato un Fomantis, mi sembra deciso. Ed era ottimo, un ottimo Fomantis, però non aveva tutto quanto al 31 e quindi li scartano, io non lo so perché. Poi ci sono quelli che ti mandano i Pokémon con le nature sbagliate. Tipo tu magari ricevi un Pokémon, dici ah magari è uscito dall'uovo, per vedere la natura, un Fomantis, nature sbagliate, quieta, ritroso, insomma, tutte quante queste nature così che non hanno senso su un Pokémon di esistere. Però alla fine è anche questo a che serve lo scambio prodigioso. Salve professore! Salve ragazzi! Sembrate davvero contenti, è successo qualcosa di bello? Una cosa fantastica! Un ultravarco si è aperto! È nascito un'altra creatura in carne e ossa! Carne e ossa non lo so, perché quelli chiamarla ai tentacoli carne. Era più trasparente, sembrava gelatina. E c'erano anche delle persone di un altro mondo, devo dirlo alla professoressa Magnolia. Cosa? Avete visto un ultravarco in un'altra creatura? E anche delle persone che vengono da un altro mondo.
Meraviglioso, un altro ottimo motivo per allenarmi come si deve durante il giro delle isole. Chissà se un giorno riuscirò persino ad attraversare gli ultramarchi. Comunque, la prossima prova si svolgerà in cima a Picco Oculani. Ci si arriva in autobus, la fermata è a percorso 10, vogliamo incamminarci? Professore, voi andate pure avanti senza di me. Ti faccio un salto alla casa della Malasada. Una bella scorpacciata assieme ai propri Pokémon è quello che ci vuole per diventare ancora più amici. Capisco, capisco. Andrea, allora ti aspetto alla fermata. Bene, mi faccio un altro giretto e... Che cosa? Sul Picco Oculani c'è un osservatorio. In realtà non ho idea di cosa sia un osservatorio, ma dal nome sarebbe un posto bellissimo. Ora devo andare, ci vediamo. Allora anche a te. Ok, devo un attimo esplorare il ponte Pepita, che però non ha allenatori. Forse quando ci torniamo. E vediamo un po', qua c'è un'allenatrice, mi sembra. C'è uno Slowpoke con un bambino, ma no. Slowpoke, ok. Ok, qua c'è un allenatore. Mamma mia. Ora che ci penso, quasi quasi faccio anche la prova che c'è oggi. Ci sono un mucchio di allenatori da affrontare, però se l'episodio verrebbe un pochino più lungo, non è che mi dispiaccia poi tanto, eh. O meglio, dovrei coniugare non mi dispiacerebbe, perché ho detto verrebbe e non posso coniugare il verbo con dispiaccia, non... e suona malissimo, suona. Italiano bisogna farlo bene comunque, se dai. Oh mio Dio, con due punti salute! Grande! Vai con idrovortice abissale. Yeah! Ottima tattica, ottima tattica. Oh, dai, un'altra lotta dovrebbe evolversi, Dio Pop. Oppure lo faccio combattere qua nell'erba. Aspetta però, fammelo ricaricare, perché se no capace non posso fuggire, che è lento. Ok, ora è un pochino ricaricato. Ok, vediamo un po' cosa c'è di qua dall'altra parte. Niente? Oh, la roccia... Ah! Che sia la roccia per far evolvere... No, non è la roccia per far evolvere i Villifion. Non so se si usano le pietre per far evolvere... Mio Dio, Raquanid! Bello, Raquanid. Ma è proprio grande, Raquanid. Accidenti. Andiamo un po' con la rete ball. È acqua e coleottero, quindi... Dovrebbe essere doppiamente efficace. Grande, grande. Oh yeah. Lì è papà al 34. Primarina, vaimo. Oh, forte Primarina, ragazzi, è davvero forte. Certo, sembra un Pokémon femminile, però qui ce l'ho un maschio, non ci posso fare niente. Per Primarina la lotta è uno show. Dal colpo di grazia alla sua preda, cantando e piroettando con eleganza. Cattiva. Ok, quindi ora dovrebbe inserirmi anche i dati di canto effimero. Non ho idea di cosa sia canto effimero. È tipo acqua. Chi la usa si mette a cantare mettendo tanti palloncini d'acqua. I Pokémon che subiscono danni guariscono le scottature. Beh, a posto di bollaraggio. Ok, sì, bollaraggio riduce la velocità, però acqua getto per concludere la lotta potrebbe sempre essere buono, eh. Non sottovalutiamo le mosse da priority. Ecco qua, infatti mi mancavano le tiri di Araquanid. Devo ancora catturare Dewpider, ma ci arriverò. Potrebbe essere la volta buona che finisco il Pokédex. Almeno quello di Alola. Se ne sta per lo più in acqua, quando è sazio conserva le prede che ha catturato nella bolla che ha in testa. Ottimo. Niente soprannome.
Ok, questa qui. Erbaseme. Erbaseme. Ma quante cose che non lo so, ragazzi. Certe cose non le conosco. Aumentare la difesa quando il terreno di lotta è nello stato di campo erboso. Ah, sì, i campi. Ok, ora ho capito. Tipo Tapulele che ha il campo psichico. Io direi che possiamo andare al centro Pokémon, raggiungere il professore alla fermata e quindi cercare di fare tutto quanto il picco Culani e poi affrontare appunto la prova, che sarebbe anche giusto farla in questo episodio. Eccomi con Lilia. Senti Andrea, posso chiederti una cosa? Sì Lilia, dimmi pure. Come ti è sembrata la direttrice del Lighter Paradise? Io direi una brava persona, cioè vorrei dire non saprei, però dato che in teoria non dovremmo conoscerla, una brava persona. Capisco, è vero. In fondo si è impegnata molto per proteggere e salvaguardare i Pokémon. Un'altra cosa riguarda Nebulino? Sì, ecco, vorrei portare Nebulino al tempio di Ula Ula. Solo che si trova in mezzo al deserto, non vorrei chiederti troppo, piuttosto. Sto andando alla biblioteca di Mali, là c'è il libro che vorrei leggere. Ti voglio andare a cercarlo, lo faremo prima. La biblioteca di Mali si trova nel centro della città, persino dovrei riuscirci ad arrivare senza problemi. Ah, ma prima devo andare con Lilia a leggere il libro alla biblioteca? O posso andare... Posso andare anche alla fermata? Non lo so. Devo andare a parlare con Lilia. Accidenti. Ma è una palestra questa. Fermi un po'. È una palestra! Oh mio Dio! Ehi, aspirante al titolo di Kanto, welcome! Questa è la palestra di Kanto, per 1000 poche lire puoi iniziare la sfida, yeah! Palestra? My name is Guida, come parla? La guida degli allenatori. Palestra di Kanto è una caffetteria dove si lotta, si guadagna e ci si diverte per i match. Sconfiggi tutti gli allenatori e riscopri il Kanto che c'è in you. Iniziamo la sfida allora. Good. Allora fanno 1000 poche lire, poche euro, come vi pare. Il servizio include anche bibita, alright? Yeah! Thank you, ecco bibita! Che succede? Accomodi nella palestra di Kanto, enjoy! Yeah! Ah, ok. Che... Oh mio Dio! Che bello! Hanno ricreato perfettamente la palestra di una città chiamata Aranciopoli. Mio Dio ragazzi, possibile che il remake del nuovo gioco sia di Kanto? Possibile che stiano sviluppando Pokémon rosso e verde su Switch? Mio Dio ragazzi, che bello sarebbe. Al diavolo la prova in questo episodio. Oh, che bello, che bello. Al diavolo la prova, io voglio fare la palestra di Kanto. Io mi chiamo Vita. Che nome è Vita? Allora, andiamo un po' contro uno Smachium. Kanto effimero. Vabbè però, Mio Dio, Liopop si è arrabbiata un pochino. Arrabbiata. È maschio. Che bello! Questo è un altro, diciamo, indizio su quale potrebbe essere il prossimo gioco, perché la Nintendo, o meglio, la Game Freak, da sempre lascia indizi su quello che sarà il prossimo gioco Pokémon. Anche piccoli, ma gli lascia gli indizi. E quindi... questa palestra dovrebbe farci capire che i prossimi giochi saranno i remake di Rosso e Verde. E sinceramente, io sarei contentissimo se lo fossero. La differenza è che sotto questi bidoni non c'è il pulsante per aprire la porta elettrica per andare ad affrontare il capo palestra.
Però c'è. Ci sono le bibite dentro. Oh mio Dio, che bello! Oh mio Dio, che bello! Oh ragazzi, non sapete che contentezza che ho. Allora facciamo così, in questo episodio batto la palestra e poi dopo vado con Talilia a leggere il libro. E nel prossimo episodio, quello di domani, affronteremo la prova dei piccoculani. Così almeno ho più tempo per affrontare... Ho più tempo, nel senso... sono più tranquillo nell'affrontare gli allenatori che ci sono su piccoculani e affrontare anche la prova. Diciamo che in mezz'ora, 40 minuti si fa tutto quanto. No, che bello. Sapevo che c'era una specie di palestra in appunto nel gioco, ma non sapevo che fosse qui a Ula Ula, a Mali. Che bello. Facciamo una bella lotta nello stile di Kanto. Sarà uno spasso. Attenzione, avete visto poi i nomi? Sono scritti in grande. Non sono scritti normali da la lettera grande, la prima, e il resto in piccolo. Un altro riferimento a Kanto. Io sto spammando Kanto effimero a tutto spiano. È troppo forte come mossa, è troppo forte. Slyla 31, ottimo. A questo punto metto davanti Ramona, che dovrebbe essere vicina al salire di livello, e al 33 si evolve in Salazol. Inoltre ha imparato anche Tossina. Ah no, aspetta però, potrei... Potrebbe anche essere? Facciamo un po' la prova. Ma le provo tutte, le provo. Niente, proprio solo lattine e bibite. Sono un cliente abituale di questo posto, ok. Questa per forza è l'allenatrice. Può sfidare il capo palestra dopo aver sconfitto 4 allenatrici. Allenatrici! Non allenatori, allenatrici proprio, femmine. Che strano. Pierluigia. Oh, Fomantis, Piro Lance via. Di prepotenza. Sacro a 33. Ok. Il capo palestra è più forte di qui dentro. Se vinci ti aspetta un souvenir. Oh ragazzi, che bello. Ehi cliente, you challenge me? Non è molto prudente, ma è fegato. Con i Pokémon di tipo Kanto sono il number one. Ok. Sì, fa tipo Elite Surge. Oh. Il capo palestra di Kanto. Yeah. Vai così, cavolo, dai. Un Machoke, ma perché? Non ha senso un Machoke. Io ho paura ora. Ah, che gli faccio? Che gli faccio? Lo avveleno con Tossina. L'abilità corrosione di Salandit permette di avvelenare anche i Pokémon acciaio. Che bello. Non è molto efficace. Come no? Mi ha tolto esattamente 36. No, più di 36 punti di salute, oh. Io scappo. Io scappo. Manchi, vai un po' tu. Oh, Vita al tiro no! Vita al tiro è molto forte, molto forte. Breccia. Potrei installarlo ricaricandomi i Pokémon e quindi lui... me lo manda KO, niente da fare. Ok, non dovrebbe andare KO. Perfetto. Perfetto. No. Leopop, che è tipo folletto, resiste agli attacchi tipo lotta. Posso revitalizzare... chi era che è andato KO? Ok, sì, Mankey. Così tutti quanti prendono punti. E si evolve, spero, sale di livello Ramona. Prima azione. Bravo, bravo. Non male. Tossina è stato decisivo, credo.
Manchi al 31. Ramona al 33, vai, si evolve ora. E Pizza Pie al 31. Ronzio, oh, Ronzio è fisica o è speciale? Dovrebbe essere speciale. Sì, è speciale. Leviamo un po'. Rafforzatore levo. Ottimo. Palestra sconfitta. Che fine ha fatto la mia strategia ispirata accanto? I don't know, man. Search me. Eccolo. Dai. E andiamo. Oh mio Dio. La bellezza. La bellezza, signori, la bellezza. Mio Dio! Alla grande, alla grande. 22 kg pesa. Ed è alta 1,20 m. Beh, insomma. Pochetto. Viene profondo dalle caverne e si circonda di Salandit, che ammalia con i suoi potenti feromoni. Sì, le Salazzol si creano un harem di maschi per riprodursi all'infinito. Incanto, che è una mossa che incanta. Saranno ammagliati? No, blocca apprendimento, blocca. Chi se ne importa. Non far dimenticare. Ok, ok, ok. Quindi cosa mi dai? Ah, allora sei strong. E va bene, alright. Ecco il regalo, medaglia tonante. Medaglia fulmine. No, medaglia tonante. Quella medaglia tonante è bella alla luce della giusta ricompensa per chi mi ha battuto. È solo un souvenir, ma custodiscila come un tesoro, please. Non solo, ho un altro prize di canto per te. Un assortimento cibo e bibita molto delicious, tutto per te. Yeah! Specialità del capo. Con la A piccola! Dai! Sono 10 gassosi e alcuni pokeggioli. Uno shocking per la bontà. Una confezione formato family. Oh yeah! Torna presto a trovarci. See you next time! Ma posso rientrare? Senti proprio l'atmosfera di... Oh mio Dio, c'è Morel. Si chiama Morel, com'è che si chiama? PS Roll. Ok, però ragazzi, c'era... Non mi ricordo come si chiama quel tizio vestito da drago là, che ha Pokémon di tipo drago. Voglio iniziare la sfida. Ok, torno... Ah, torno domani, ah, ok. Ok, ok. Però vediamo un po' sta medaglia tonante che... ragazzi, oramai. Medaglia... è bella. Sembra ispirata alla medaglia di una palestra. Di un'altra palestra, addirittura. Non una palestra, un'altra. Beh, sì, è quella di Little Surge. Dei primi giochi, oltretutto, ragazzi. Non dei remake, dei primi giochi proprio. Lilia, ci sono. Qua dovremmo incontrare una piccoletta, com'è che si chiama? Andrea, eccoti, Malpi. Sì, si chiama Malpi. Mi sono persa di nuovo, scusa. Gira e gira, sono finito in un negozio di vestiti. Ho visto un vestitino carino e siccome era l'ultimo l'ho comprato. Adesso non sono più tanto sicura di avere il coraggio di indossarlo. La commessa è stata gentilissima, mi ha spiegato dove si trova la biblioteca di Mali. Beh, in realtà devo passare al negozio. Che occhi! Noni! Andrea, ci si rivede. Vedo che il tuo giro delle isole procede bene. I protettori delle isole devono essere fieri di te. Questa signorina è tua amica? Sì, mi chiamo Lilia. Scusa se Marzell ti è spaventata. Tu non mi sembri tipo da fare il giro delle isole, o sbaglio? No, infatti sono qui per visitare il tempio. Sto facendo delle ricerche. Però, brava! Se hai bisogno di una guida puoi contare su di me. Il mio Mazdel è robusto e non avrà problemi a portarci in groppa entrambe. Grazie mille. Ok, ciao. Sì,
più la rincontreremo, ci darà Mazdel. Ok, la biblioteca c'è anche Emanuel Hoc. Sto cercando un vecchio libro. Voglio ritrovare un'antica leggenda che mi ha raccontato la professoressa Magnolia. Secondo la leggenda, il Pokémon leggendario di Alola proviene da un altro mondo. Sì, voglio concludere il video leggendo appunto il libro e poi ritrovarci domani con la prova. Alola Andrea, tu che fai il giro dell'isola e saprai sicuramente che cosa sono le forme regionali dei Pokémon, vero? Certo! Sì, praticamente i Pokémon che cambiano aspetto a seconda della regione dove si trovano. Probabilmente i Pokémon hanno anche altri aspetti, però, a causa della scarsa potenza del 3DS, non è possibile fare, diciamo, farne altri. Ce ne sono davvero tantissimi altri, secondo me. Perché comunque sia l'evoluzione... I Pokémon hanno un po' di evoluzione darwiniana e un po' di leggende. Un po' di storia ispirata appunto alla creazione dell'uomo. Con Arceus appunto che è il dio dei Pokémon, da cui è nato tutto quanto. Quindi insomma diciamo che la credenza di Pokémon ha delle fondamenta religiose, ma anche delle fondamenta, diciamo, dell'evoluzione, appunto l'uomo che discende dalla scimmia. Oppure, quello che vuole dire Pokémon con Sole e Luna è che, ok, siamo ad Alola, in una regione hawaiana, facciamo i Pokémon con le forme regionali diverse. Come lo so, ci sono appunto Pokémon con forme diverse già preannunciate in Pokémon Diamante e Perla. L'hanno voluto fare, è una cosa bellissima, però non credo che l'evoluzione, appunto, il Pokémon Tucannon, che da un picchio diventa un tucano, sia da attribuire l'evoluzione dell'uomo dalla scimmia. Più che altro si è evoluto per adattarsi al clima di Alola. Questo è ciò che insegna l'evoluzione di Darwin, più che altro. L'evoluzione dell'animale per adattarsi al territorio. Però comunque sia in Pokémon c'è un po' di tutto e sinceramente non mi dispiace affatto. Vediamo un po' che libro sta cercando Lilia. È un libro molto prezioso, non so se potrò prenderlo in prestito. Cercami questo, signorina? Se vuoi leggerlo, fai pure. Davvero? Grazie mille! Stava lì aperto, sotto lo sguardo di tutti. Vediamo, la luce di Alola. Nel cielo terzo si aprì all'improvviso uno squarcio e apparve una creatura. Fu chiamata la creatura che si nutre di sole e il re di Alola la onorò. La creatura che si nutre di sole splendette radiosa, sprigionando tutta la sua potenza e sottomise i protettori delle isole. Avvolse nella luce la dinastia di Alola e donò una ricca messa a tutta la regione. I protettori delle isole furono incaricati di vegliare sotto la nuova vita generata dalle creature del sole e della luna. La corte, riconoscente, suonò due flauti davanti all'altare e consacrò quella melodia alla creatura del sole, Solgaleo. I libri di mio padre sono interessanti, vero? Questo libro antico appartiene a tuo padre! Sì, la mia famiglia è molto prestigiosa, ha origini antiche, sai? Ho portato i libri di mio padre qui in biblioteca per tenerli fuori dalla portata dei miei Pokémon. E stai qui con i tuoi Pokémon, ovviamente. Conosco tante altre leggende di Alola, se vuoi posso raccontartene. Sì, piacerebbe molto. Andrea, io resto qui, voglio sentire altre storie di Alola. Tu puoi continuare pure con le prove. Ho letto che il posto in cui si svolge la prova di tipo elettro di Ula Ula si può raggiungere prendendo un autobus dal percorso 10. Che bello. Ok Cuge, quindi direi che con questo video possiamo anche terminare qui. Do un attimo una controllatina nel caso qui sopra ci sia uno stemma del dominante, non si sa mai. E c'è! Vedi? Bisogna controllare tutte le parti. Allora io vado Cuge, come sempre vi ringrazio. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!